Massimo Folcarelli, vice campione del mondo per un soffio, oggi sei qui per onorare la tua maglia rosa. Sì, vice campione del mondo domenica a Gozzau, non è andata delle migliori. Comunque, andiamo avanti e cerchiamo di onorare la maglia rosa fino in fondo. E buon divertimento. Che percorso è questo, Massimo? No, un percorso molto veloce, disegnato da Fausto, però molto, sempre affascinante. Capannelle è sempre Capannelle, Roma è bellissima e è sempre un piacere gareggiare in casa. Alberto Lalori, che meraviglia correre dentro un ippodromo. È un percorso stupendo, ho avuto la voglia e l'onore di venire a correre qui già altre volte, anche quest'anno hanno dimostrato di avere una grande predisposizione a creare percorsi stupefacenti. Il percorso, il contesto permette questa bellissima esperienza. Marica Passeri, che meraviglia correre dentro un ippodromo. È la prima volta, una grande emozione e speriamo di divertirci. Gianni Panzarini, la maglia ormai è matematicamente tua, un giro che per te è andata alla grande. Sì, guarda, posso dire che è andato benissimo, sono partito un pochino in ritardo, però... Dai, ce l'ho fatta, matematicamente sì, ho vinto. Oggi un circuito bello, asciutto, però sono dei rettilini che qua avrò molto. Sì, mi faranno molto le polpette, mi faranno, sì, è vero. Comunque, cerco di fare il mio meglio. Ultimo atto del Giro d'Italia di ciclocross per quanto riguarda le categorie amatoriali Master Fascia 1, Master Fascia 2 e Master Donne. Si parte con una situazione ben chiara, con un vero e proprio dominatore della stagione invernale 2014-2015, che è Massimo Folcarelli del Drake Team NV Sport, che in Master Fascia 1 indossa la maglia rosa. Eccolo qua, inquadrato dalle nostre telecamere, di leader della classifica generale. Sarà ancora una volta lui il favorito di questa prova, lui che fino a questo punto ha vinto le quattro tappe fin qui disputate. Vi ricordo che siamo partiti a Fiuggi, dove Folcarelli ha colto il successo. Intanto avete visto subito la partenza velocissima di Folcarelli e poi anche uno sguardo adesso dalla onboard camera che ci mostra la suggestiva partenza degli atleti della categoria Master di Fascia 2. Dicevamo, Folcarelli ha vinto la prima tappa a Fiuggi, poi ha colto il successo anche a Portoferraio nella seconda tappa, nella terza tappa a Rossano Veneto, così nella quarta a Silvelle di Trebaseleghe. Già in pista la categoria Master 2 della volta della categoria Master femminile, dove vedete in maglia rosa la brevissima fino a questo punto Sabrina Di Lorenzo della Francesco Moser Cycling Team. Con le immagini siamo ancora una volta nella fascia 2 con la onboard camera che ci mostra questo suggestivo passaggio. Gentili telespettatori, vi ricordo che stiamo seguendo la quinta ed ultima tappa del Giro d'Italia di ciclocross, che si disputa nell'ippodromo delle Capannelle, tappa valida come trofeo Romano Scotti. Eccoci qua in testa alla prova della fascia 1, dove Massimo Folcarelli ha già fatto una notevole selezione ed è adesso in testa in questo frangente, lo vedete alla guida della prova riservata alla categoria Master Fascia 1. Noi seguiamo anche la prova della Fascia 2, adesso ovviamente si vanno a mischiare quelle che sono le prime posizioni della Fascia 2 con le ultime della Fascia 1. Vi ricordo che questi atleti corrono sulla distanza di 50 minuti. Tratto questo dove, come vedete, si riesce a fare una buona velocità. E poi arriviamo anche nella prova della prova femminile, dove in testa c'è Marika Passeri della Cavallino Specialized. Poco più indietro comunque Sabrina Di Lorenzo della Francesco Moser Cycling Team, la riconoscete,
perché è la leader della classifica della categoria Master Woman ed è caratterizzata dalla maglia rosa. Intanto qua ha fatto una bella differenza Massimo Folcarelli. Alla sua ruota, come avete ben visto, è rimasto un solo atleta. Si tratta di Fabrizio Trovatelli, che quindi ha davvero per il momento è l'unico in grado di tenere il passo di Massimo Folcarelli in questo inizio di gara, in cui Folcarelli non si va certo a nascondere, vuole l'unplane a questo punto l'atleta della Drake Team NV Sport. Cambia un po' la situazione perché si riporta su di loro un altro atleta, lo vedete in queste immagini. Quindi si va praticamente a rimescolare un po', adesso un terzetto al comando. Questo è il tratto più suggestivo dell'intero circuito, quello che avete visto prima con il terzetto Folcarelli. È il tratto dove gli atleti affrontano una parte del tracciato usato solitamente nell'ippodromo. Eccoci qua anche nelle immagini dalla onboard camera, ci mostrano questo tratto particolarmente veloce. Sabbia sì, ma molto battuta, che quindi permette agli atleti di spingere forte andatura in questo frangente. Vedete, qui è anche importante rimanere alla ruota degli atleti, dell'atleta che segue, perché la velocità è molto elevata, quindi anche la scia va a rivestire un ruolo particolare in questo tratto del circuito. Sulla zona sinistra che vedete adesso dalla onboard camera, le tribune dell'ippodromo delle Capannelle e la zona della partenza, che è praticamente di fronte alle tribune. Si rimescola ancora la situazione perché avete visto adesso si è formato un quartetto, è rientrato anche Jefferson Luiz Benato sulla testa della corsa, ma non ci sta Folcarelli, subito va a rilanciare l'andatura l'atleta della Drake Team NV Sport, che appena si è accorto che dietro stavano rientrando si è messo ancora una volta a fare il ritmo nella parte più tecnica del percorso. Ancora alle sue spalle Fabrizio Trovatelli, comunque molto brillante. Tanto c'è battaglia anche nella prova della categoria Master Fascia 2. E vi ricordo ancora una volta che stiamo seguendo l'ultima tappa del Giro d'Italia di ciclocross. Si è svolta a Roma presso l'ippodromo delle Capannelle, prova valida come Memorial Romano Scotti. Nel frattempo l'andatura di Folcarelli ha fatto la differenza in questo tratto, adesso è solo al comando. Lì a pochi metri ancora Trovatelli, mentre ha perso decisamente contatto il terzo, hanno perso decisamente contatto il terzo ed il quarto. Bella questa soggettiva, una bella giornata di sole nonostante ci troviamo in pieno inverno, giorno dell'epifania per questa ultima tappa del Giro d'Italia di ciclocross. Il pubblico delle grandi occasioni non è mancato. Questo che è l'ultimo appuntamento prima del campionato italiano. Intanto la sfida in testa alla prova della categoria Master 2, dove si trova per il momento davanti Massimo, scusate, Gianni Panzarini della Drake Team NV Sport. Massimo Folcarelli invece in testa alla categoria Master di fascia 1. Gianni Panzarini che veste anche la maglia rosa di leader della classifica generale in questa fascia. Sempre al comando invece della categoria Master Donne, Marika Passeri della Cavallino Specialized, atleta Umbra, che però milita in una formazione toscana. Alle sue spalle dovrebbe esserci sempre la maglia rosa di Sabrina Di Lorenzo della Francesco Moser Cycling Team. Queste immagini però sono per Marika Passeri, che per il momento sta guidando la corsa con decisione. Vedete Sabrina Manco e Sabrina Di Lorenzo rispettivamente in seconda e terza posizione. Adesso la Di Lorenzo prova a superare la Manco con questa bella azione e si porta adesso lei in seconda posizione. Sempre al comando invece nella categoria Master Fascia 1 un bravissimo Massimo Folcarelli, ancora davanti a tutti in questo
questa fase centrale di corsa adesso ha fatto davvero la differenza, perché come vedete colui che fino a qualche istante fa riusciva a stargli sulla ruota, vale a dire Fabrizio Trovatelli, non c'è più. E poi Alban Nuha in terza posizione, vedete, questo è Trovatelli inquadrato adesso dalle nostre telecamere. E poi è la volta di Nuha del team Eurobike, più indietro gli altri, tra cui Jefferson Luiz Benato, che dovrebbe occupare la quarta posizione. Eccolo qua inquadrato dalle nostre telecamere in quarta piazza. E poi via via il resto del gruppo. Attendiamo adesso la testa della corsa per quanto riguarda la categoria Master Fascia 2, per vedere se Panzarini è ancora al comando. Eccolo inquadrato Panzarini dalle nostre telecamere, riconoscibile dalla maglia rosa di leader della classifica generale. Ecco Panzarini alle sue spalle, altri atleti tra cui Marco Goretti, abbiamo riconosciuto Luigi Carrera comunque nelle posizioni centrali di corsa. E vedete adesso una panoramica che ci mostra in solitaria alla comando della categoria Master 1 uno splendido Massimo Folcarelli, mentre dietro come vedete si è formata una coppia composta da Fabrizio Trovatelli e Alban Nuha. Addirittura Alban Nuha e Trovatelli rispettivamente secondo e terzo. E poi questo gruppo particolarmente numeroso, forte di 6 unità all'inseguimento della coppia che insegue a sua volta Massimo Folcarelli. Teleschermi mostrano le immagini della corsa ancora al passaggio in zona traguardo per uno scatenato Massimo Folcarelli, che a questo punto ha scavato un solco tra di sé e tutti gli altri. Non cambia la musica nella categoria Master Fascia 1. Anche questa volta uno show personale di Massimo Folcarelli. Drake Team NV Sport, seconda posizione per Fabrizio Trovatelli, che viaggia assieme ad Alban Nuha. Il primo, Trovatelli, veste la maglia della Due Ponti Bike Lab, mentre Alban Nuha veste la maglia del team Eurobike. Questo invece ancora Folcarelli in testa alla prova riservata alla categoria Master Fascia 1. Vediamo proprio il passaggio adesso di Folcarelli, che tra non molto lo vedremo impegnato negli ostacoli artificiali. Eccoci qua con l'atleta in maglia rosa, scende dalla bici, affronta con rapidità il tratto con gli ostacoli. Seconda posizione Alban Nuha, terzo Fabrizio Trovatelli, sono coloro che inseguono uno scatenato Folcarelli della Drake Team NV Sport, che vuole a questo punto mettere la parola fine sul Giro d'Italia di ciclocross, andando a cogliere il quinto successo su 5 gare. Ecco anche il secondo e terzo al passaggio dagli ostacoli artificiali. E poi è la volta di questa coppia, dove abbiamo visto il 301, eccolo, vedete inquadrato adesso è Luigi Carrer, è il leader della categoria Fascia 2. Insieme a lui invece era presente Jefferson Luiz Benato. Quindi Carrer ha fatto la differenza, è riuscito a staccare Gianni Panzarini della Drake Team NV Sport. E adesso è lui in testa alla categoria Master Fascia 2. E queste sono le immagini che ci giungono dalla onboard camera di Gianni Panzarini, che non dovrebbe avere niente da temere in classifica generale da Carrer, e che adesso sta viaggiando in terza posizione. Secondo per quanto riguarda la categoria Master Fascia 2 per il momento è Gianfranco Mariuzzo della Unione Ciclistica FPT. Seguiamo questo bel passaggio dalla onboard camera di Gianni Panzarini, prima poi di apprestarci a vivere le fasi conclusive di questa corsa, quinta tappa del Giro d'Italia di ciclocross riservata alle categorie amatoriali Master Fascia 1, Master Fascia 2 e Master Woman. Master Woman che vede ancora in testa la brava Marika Passeri. Nel frattempo siamo ancora tornati sulla leadership della categoria Master Fascia 1, con Massimo Folcarelli sempre più solo al comando, sempre più
dominatore di questo Giro d'Italia di ciclocross. Non rallenta neanche nelle fasi conclusive dell'ultima tappa. Vuole cogliere un grande successo anche quest'oggi. Qui siamo ancora sulla seconda posizione, dove attenzione perché adesso Carrer sta rimontando. Carrer è il leader della categoria Master 2 fino a questo momento. Avete visto che ha praticamente raggiunto Alban Nuha, che invece sta concorrendo per quanto riguarda la categoria Master 1. Ovviamente si mischiano gli atleti, ma sono gare ben distinte. Nella categoria Master 1 in testa abbiamo Massimo Folcarelli. Nella categoria Master 2 al comando c'è Luigi Carrera. Mentre nella categoria Master 1 il leader della classifica generale è lo stesso Massimo Folcarelli. Nella categoria Master 2 è l'atleta che ci sta mostrando queste immagini, vale a dire Gianni Panzarini. Tratto questo particolarmente tecnico, con continui cambi di direzione, lo possiamo ammirare dalla onboard camera di Gianni Panzarini. E a questo punto manca davvero poco alla conclusione, manca davvero poco all'ennesimo successo di Massimo Folcarelli, il quinto su 5 gare disputate per l'atleta della Drake Team NV Sport, che a questo punto conquista, in quanto questa è l'ultima tappa, il Giro d'Italia di ciclocross. Ancora le immagini dalla onboard camera di Gianni Panzarini, che si trova in terza posizione, ma che anche lui andrà a conquistare la maglia rosa, in quanto sia Carrer che Mariuzzo non sono troppo vicini in classifica generale. Intanto uno sguardo ancora alla prova femminile, con Marika Passeri ancora al comando. Dietro di lei Sabrina Di Lorenzo della Francesco Moser Cycling Team, che andrà a conquistare la vittoria nella classifica generale. Ormai in vista della finale, Massimo Folcarelli, per lui quinta vittoria su 5 tappe del Giro d'Italia di ciclocross. Davvero fenomenale Massimo Folcarelli. Attendiamo anche adesso l'epilogo, con il successo comunque in fascia 2 per Luigi Carrer del team Eurobike. Facciamo quindi un riepilogo dei podi. Massimo Folcarelli vince nella fascia 1 Drake Team NV Sport davanti a Fabrizio Trovatelli della Due Ponti, terzo Jefferson Luis Benato. Folcarelli vince anche la maglia rosa. Master fascia 2, la vittoria di tappa per Luigi Carrer davanti a Gianfranco Mariuzzo e Gianni Panzarini, che ha appena tagliato il traguardo e che conquista il Giro d'Italia di ciclocross per questa categoria. Nella categoria Master Donne invece la vittoria di Marika Passeri, cavallino Specialized, davanti a Sabrina Di Lorenzo, Francesco Moser Cycling Team. Eccola qua, e per lei il successo nella classifica finale del Giro d'Italia di ciclocross. Terza tra le categorie femminili, Sabrina Manco della Tugliese. Massimo Folcarelli, non solo forza, anche strategia, una gara dominata bene, una bella vittoria che consola anche parzialmente quel secondo posto al mondiale. No, consolare il secondo posto al mondiale bisogna aspettare un altro anno, sicuramente ci andrò più agguerrito. Che dire, la gara si era messa, sapevo che era una gara veloce, ho provato subito a fare la differenza e sapevo che tutti mi sarebbero venuti dietro, ho giocato un po' di astuzia cercando di forzare il primo pezzo e risparmiandomi sulla sabbia rettilineo lungo, e appena siamo rientrati sotto lo striscione d'arrivo del primo giro ho provato a riattaccare e si è visto subito che ho fatto la differenza. Luigi, percorso veloce, gara tiratissima, è arrivata questa bella vittoria. Sì, diciamo che è un percorso che si addice alle mie caratteristiche, ho preparato bene questo periodo, sono stato questo ultimo weekend a Gossau per il mondiale, purtroppo ho trovato un percorso fangoso, magari c'era una metà di questo percorso avrei dato sicuramente un risultato migliore, però oggi ho avuto il modo di mettere in moto quello che il motore era spento domenica scorsa e quindi una bella vittoria di categorie, quinto assoluto, quindi è stata una bella giornata. Welcome to a new kind of tension. All across the alien nation. Everything is immense and big.
Marika Passeri, primo anno per te nel ciclocross, una disciplina che ti sta piacendo moltissimo. Una disciplina provata per caso e ci ho proprio preso gusto, mi piace. E oggi era un percorso abbastanza adatto alle mie caratteristiche, pianeggiante, quindi chi in questi percorsi chi ha potenza è agevolato. Una dedica per questa bella vittoria? Una dedica la faccio a una persona speciale, ma il nome non lo faccio.